Buongiorno ragazzi, come vedete qua c'è un pacco, è arrivato dalla Drutec Metal Detector. La Drutec mi ha rimandato un altro Metal Detector da recensire, da provare sul campo, è un modello nuovo, poi lo testeremo direttamente in spiaggia, visto che sono al mare. Questa sera, oggi pomeriggio, tardo pomeriggio, passerò al mare e testiamo questo prodotto. Adesso lo montiamo insieme, vediamo un po'. Grazie alla Drutec DR con le O con i puntini sopra, OTEC. Questo va inserito all'interno proprio del manico, c'è una vitina, la svitiamo, si inserisce dentro e si avvita qua. Dovrei avere un cacciavitino da qualche parte qua. Riusciamo con questo, perché non ho la croce, sì, dai, si riesce. Ok. Qui ci va dentro una batteria. Ok, la batteria è a 9 volt, c'è una batteria a 9 volt che va all'interno qui, quelle quadrate. E poi ci vanno le cuffie qua, le vanno inserite nell'apposito coso, il filo lo si fa girare tutto intorno al manico, qui c'è anche una bella fascettina di velcro che si può utilizzare per fissare un po' il filo, comoda, dai, se riesco a svitarla. Ok, perfetto. Questo è lo spinocchio che va inserito qua nell'apposito buchetto. Il metal si presenta così, con le sue cuffie, con la sua pala Drutec. Ok, ci vediamo al test. Ringrazio nuovamente Drutec di essersi affidata a me. Allora, testiamo sul campo il metal, siamo nel bosco e adesso suona. Vedete qua, andiamo a vedere cos'è. Ok, allora suona lattina, ferro, moneta, sono un po' tutto, andiamo a vedere. Avevo già scavato perché suonava lattina, non volevo far vedere cos'era, e adesso devo trovare la moneta. Aspetta, che l'ho persa. Eccola qua. Ah, non è una moneta, è un bottone. Un bottone.
Ma tu pensa. Abbiamo trovato un bottone. Niente, un ferretto. Ok, eccoci qua in spiaggia per provare il metal detector della Dolte. Vi ho accennato che sarei venuto in spiaggia. Allora, qui suona qualcosa. Adesso mi ha scavato il cane, perché scavano, vedete. No, no, no. Allora, via. Ho sentito qua. Via, 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 via. Qua suona, eccolo qua, ho trovato un euro. Allora, è molto come si dice, sulla sabbia asciutta va benissimo. La moneta segna, vi faccio vedere subito cosa segna la moneta. Segna proprio moneta da un euro, vedete? Perfetto, quindi ci siamo. L'unica cosa è che nella sabbia bagnata non ha il bilanciamento e quindi non suona bene, continua a sbarellare, noi diciamo, quindi non va bene sul bagnato, molto bene sull'asciutto. Ho trovato questo, ho trovato un centesimo, un bottone, e che qua sono già passati sulla spiaggia, quindi troviamo quel che c'è, insomma. Adesso proviamo a vedere ancora se mi trovo. Questo era filo terra, comunque vedete che è usato, l'ha trovato bene. We'll be right back.